Tentano di scassinare la cassaforte del centro di abbigliamento sportivo Decathlon sulla statale 7. Ad agire una banda di malviventi a bordo di un'auto grigia che ha provato a forzare la camera blindata con la fiamma ossidrica. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 2 della scorsa notte, ma dopo aver iniziato a lavorare con il cannello sulla blindatura della cassaforte, si sono dovuti fermare e allontanare con la loro auto. Stava sopraggiungendo un'auto della sezione volanti impegnata in un giro di pattugliamento nella zona. Probabilmente decisi a portare a termine almeno un colpo, la banda si è diretta nella stazione di servizio Kuwait a ridosso della statale 379, ma anche in questo caso il colpo non è riuscito perché è entrato in azione il sistema di allarme collegato con l'istituto di vigilanza Vigilnova, che ha ricevuto la segnalazione automatica alle 2.50 ed è arrivata sul posto con una pattuglia, dopo la quale è giunta anche una seconda auto delle volanti. Anche in questo caso i ladri sono fuggiti via senza completare il colpo. Al vaglio delle forze dell'ordine impegnate a risalire all'identità dei malviventi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.